Un attimo che vi faccio vedere un po' di più di questo posto. Ciao ragazzi, oggi sono in un posto molto particolare con i mulini. Qui siamo in Spagna, non lontano da Madrid. Però come si chiama questo posto? Un secondo. Paolo, come si chiama questo posto? Los Siebenes. Los Siebenes. E che significa? E che ne so. Non lo sappiamo. Vabbè, siamo qui per fare un po' di... per divertirci, per volare i droni, per giocare un po' facendo foto e video. Però per me l'obiettivo di questo video è spiegarvi brevemente perché preferisco non utilizzare gli stili di immagine, di stili foto di default, ma il C-Log. Nel caso della R6, sto girando con la R6 in questo momento, il C-Log 3. Ve lo spiego dopo l'intro. Ciao ragazzi, sono Dan Frullani e benvenuti su questo canale. Il mio canale in italiano, sì, perché ne ho tre ora. Il mio main channel, che è in inglese, il mio secondo canale, che è in spagnolo, e ora, da poco, ho aperto anche questo in italiano. Spero vi piaccia. Di che cosa vi parlo oggi? Voglio spiegarvi perché normalmente non mi piace utilizzare, per fare video, gli stili foto di default. Si chiamano stile foto perché quando noi giriamo, filmiamo selezionando uno degli stili foto, diamo direttamente un color grading all'immagine, quindi le ombre e le alte luci, i highlights, sono già definiti lì. È come se mettiamo un filtro, come quelli di Instagram per esempio, un filtro lì e le ombre e le luci, i contrasti sono definiti in quel modo lì. In post produzione, dopo, con il software, se proviamo a cambiare un pochino, a riportare dei dettagli in ombra, in ombra estrema, a riportarli su per tirarli fuori, non esce nulla. Così come per i bianchi nelle alte luci, se c'è qualcosa di blown out, come si dice, di bruciato, dove non ci sono dettagli nei bianchi, se proviamo a recuperare quei dettagli abbassando i bianchi, la gamma o quello che sia, non esce fuori nulla, perché quando utilizziamo gli stili foto, gli stili di immagine, default picture styles, le ombre, i contrasti e le alte luci sono già definiti lì. Quindi se quello ci piace straight out of camera, direttamente quello che esce fuori dalla camera quando giriamo così, bene. Se vogliamo modificarli non possiamo farlo. Quindi per questo io preferisco utilizzare un profilo molto flat, molto piano, molto neutro, che nel caso dell'R6 abbiamo il C-Log 3, che ci dà un'immagine abbastanza flat, con molto poco contrasto, con molta poca saturazione, ma non è tanto la saturazione quella che ci interessa. I contrasti sono la cosa più importante qui. Cosa comporta girare in C-Log o C-Log 3? C-Log 3 comporta che, essendo più flat, trattiene tutti i dettagli che sono nelle zone più scure e tutti i dettagli che sono anche nelle zone più in luce, più esposti. Il dynamic range, ossia i livelli massimi di quello che la camera può percepire tra il massimo delle alte luci e il massimo delle ombre, non è tantissimo con la R6, perché non stiamo parlando di una cinema camera, di una camera che si utilizza per il cinema, per Hollywood. Però sicuramente utilizzando il C-Log, C-Log 3, riusciamo a sfruttare le sue potenzialità al massimo, senza contare che avremo anche molta più flessibilità di fare un color grading come ci piace. Quindi possiamo dare al footage, alla clip, un forte tocco personale. Quindi adesso voglio farvi vedere un esempio di stile di immagine, stile foto di default, molto brevemente. Ecco,
Questo qui è quello neutro, però è uno stile foto di default. Questo è quello che più si potrebbe avvicinare a un profilo flat. Se per qualche motivo non avessi a disposizione il C-Log o C-Log 3, per esempio quando si fanno i timelapse. Quando si fa il timelapse, il C-Log 3, il C-Log non è disponibile. Quindi quando devo fare qualcosa del genere, metto il profilo neutro che almeno limito i danni, perché è quello che più si avvicina a un profilo flat. Anche se io comunque questo stile foto io lo modifico, vado nelle impostazioni di questo stile foto e gli tolgo un po' di sharpness, definizione, gli abbasso un po' tutto verso lo zero, così poi quando vado in posto ho un po' più di flessibilità per poter creare qualcosa di più personalizzato. Questo è credo l'unico profilo di default stile foto che non è completamente malvagio. Questo monocromo è il profilo più inutile di tutti, oggettivamente. Perché? Il problema è che se noi giriamo qualcosa così, monocromo, in bianco e nero, there's no way on earth to recover the colors. Non c'è nessun modo poi per recuperare i colori, colorarlo. Sì, possiamo sempre provarci, però non li abbiamo registrati. La camera non ha trattenuto i dettagli dei colori. Senza contare che se proprio volessi qualcosa in bianco e nero, posso comunque girarlo con un altro profilo, ma soprattutto con il C-Log, un profilo flat. E poi posso togliergli il colore sul software, su DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut, dove volete. Anche in iMovie. Quindi secondo me questo profilo è quasi completamente inutile. Vediamo con il C-Log. Allora, questo è il C-Log 3. Sulla Canon R6 abbiamo il C-Log normale e il C-Log 3. Io preferisco questo qui, il 3, per i risultati che riesco a ottenere. È molto flessibile, facilissimo secondo me da colorare. Un consiglio: quando esponete per l'esposizione con il C-Log 3, l'ISO deve stare a 800 come minimo. 800 è quello di base per il C-Log 3. C-Log 1, C-Log 1 e ISO 400. Il C-Log 3, ISO 800. Un altro consiglio è di sovraesporre l'immagine un pochino, non tanto, sennò diventa tutto troppo luminoso, troppo sovraesposto. Però un pochino. In questo caso io posso farlo con l'apertura. Che sto utilizzando un filtro ND variabile che già sta al massimo credo, e l'apertura adesso è f4, però posso provare a solo esporlo un pochino di più. Vediamo che cosa, se me lo fa fare f2.8. f4, andiamo a f2.8. ecco, adesso è sovraesposto, ho messo l'apertura f2.8, quindi vediamo se riesco a recuperare le alte luci un pochino per renderlo più presentabile. Ok, allora dimmi cosa ne pensi, clicca sul mi piace, iscriviti al canale e dai un'occhiata ai link in descrizione se vuoi sapere e vedere tutto quello che utilizzo e anche di più. E fammi sapere nei commenti anche che camera utilizzi e quali sono i tuoi obiettivi preferiti. Adesso apertura f1.8, che è l'apertura massima di questo obiettivo che sto usando ora, che è l'RF 35 mm f1.8. Vediamo se riesco a recuperare qualcosa delle alte luci o perlomeno a renderlo più presentabile. Beh, sicuramente secondo me è già molto meglio di quello che si ottiene con gli stili foto di default. Fammi sapere cosa ne pensi e lascia un commento qui sotto. Comunque vi ricordo che in questo momento tutto è sovraesposto tantissimo. L'ISO sta a 800 e non posso scendere, che 800 è l'ISO nativo, come si dice, per il C-Log 3. Lo shutter speed, la velocità di otturazione, non posso cambiarla perché essendo un video sto in 24 frames per second, fotogrammi per secondo, quindi deve stare a 50, altrimenti i movimenti nel video prenderebbero degli strani effetti come troppo blur se ne riducessi la velocità, o movimenti scattosi se la alzassi per togliere un po' di luce per esporre meglio. Quindi in questo caso ho aperto fino a f1.8
ma il mio filtro ND, anche se variabile, non è abbastanza forte da bloccare abbastanza luce per consentirmi di esporre questo video in modo corretto. Ma comunque poi vi parlerò in un altro video dell'importanza di questi filtri ND. Anche in queste condizioni, con tutto sovraesposto e anche di molto, con il Z-Log 3 si riesce ad ottenere qualcosa di decente, anzi anche abbastanza bello. Ma comunque F2.8 ora tutto va ancora meglio. Lo state vedendo anche adesso che questo non colorato appare così. Poi quando lo metto su DaVinci Resolve e gli faccio il color grading, posso farlo come voglio. In questo caso voglio farlo così. Questo è il motivo principale, o i motivi principali, perché non mi piace girare con gli stili foto di default, e non lo faccio, a meno che non sia per fare un esempio, per farlo vedere a voi, ma preferisco sicuramente un profilo flat come il Z-Log 3. Think I don't have anything else to say. Ecco, adesso vado a volare un pochino il drone, mi diverto, faccio un po' di foto e mi raccomando, iscrivetevi al canale così non perderete nessuno dei miei video. Gonna go fly the drone. È stato un piacere, ci vediamo al prossimo video e spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, clicca sul mi piace, the like button, iscriviti al canale e ci vediamo al mio prossimo video. Adesso vado a volare il drone. Oh yeah!